Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ieri ho fatto due ride Belial con Gold Skies e mi ha spiegato alcune cosette. Molte cose le sapevo già, però mi ha, diciamo, aperto gli occhi su altre cose che mi sfuggivano. Allora, innanzitutto il ride Belial si fa in 20. Se non avete le miste che vi coprono il 100% di tutti gli elementi, potete usare anche le doppie, oscuro e fuoco. Dopo che si fa la leva, solo una persona entra al boss. Perché? Perché così fa sì che appaiano le torri viola e appena vanno via, chiama tutti gli altri per entrare. Le torri viola in pratica mettono un malus che è di colore viola, quindi non vi potete assolutamente sbagliare. Con questo malus, se lo avete, perché non tutti lo avranno, solo alcuni, non dovete assolutamente skillare il boss. Perché? Perché altrimenti farete perdere vita agli altri membri del team. Appena si entra al boss, ovviamente si malussa. Quindi serve assolutamente un BK. Qui addirittura hanno usato anche il destro, infatti gli ha messo gas, VK a tutt'andare, crocio per il buff del crocio perché comunque serve anche quello, qui è bello malussato, infatti sta scendendo giù molto velocemente. Ogni tanto appaiono queste torri bianche, bisogna mettersi assolutamente sotto la torre bianca perché se state fuori dalla torre bianca vi verrà tolto più o meno i 2/3 di vita. Non sappiamo ancora con precisione quanto, però io di solito quando non riesco ad entrare in tempo, a mettermi in tempo sotto la torre bianca, da full arrivo a vita gialla, quindi sì, più o meno un 2/3 di vita tolgono. Bisogna fare attenzione anche ai cerchi questi qua arancioni perché tolgono vita. Nuovo le torri bianche, da mettersi assolutamente nelle torri bianche. Vedete? Anche dalla lista dei membri vedete che quando vanno via le torri bianche più o meno perdono i 2/3 di vita. Ecco qua le torri viola ed ecco lì praticamente il malus viola di cui vi parlavo. Quindi non dovete assolutamente skillare il boss. In pratica vi mettete da una parte, non skillate finché non va via il malus. Dopo che va via il malus, skillate il boss senza problemi. Anche perché è capitato molte volte che chi ha il malus skilla il boss, gli altri in pratica perdono vita e uno si chiede come mai sto perdendo vita senza motivo? Perché c'è qualche furbo che praticamente skilla il boss anche col malus viola. Viene detto ogni volta che si fa il raid, però molti non ci fanno neanche caso, sinceramente, non si controllano neanche che malus hanno addosso. Comunque adesso questi raid si fanno molto semplicemente, basta comunque avere un bel team, organizzarsi, qua addirittura ci sono due BK perché comunque a volte l'inabilitato non entra, quindi meglio avere secondo me due BK così che se non entra uno entra l'altro e viceversa. Invece rottura dell'armatura, spaccatura, chiamatela come volete, entra quasi sempre, il calo, anche quello entra una volta ogni morte di papa, il malus del crocio entra sempre. Quindi un crocio portatevelo ragazzi. Inoltre è comodo perché può triplare comunque qualche arciere forte dentro il raid. Di nuovo le torri bianche, sotto delle torri bianche vediamo se qualcuno. Vedete? Esatto, due player praticamente non erano nelle torri, hanno perso un botto di vita. L'hanno portati addirittura a rossa, quindi non so, forse erano, non erano neanche full. Quelli invece, vedete, sì. Di nuovo le torri viola, ma il raid è stato vinto, quindi non c'è nessun problema. E niente, ragazzi, per oggi è tutto.
È stato un video brevissimo, però almeno vi ho spiegato la funzionalità, come funziona il ride, così che potete farlo tranquillamente, senza problemi, senza dire ah no, ho paura di chiedere come si fa perché non. Mi vergogno, mi prendono per nabbo, eccetera, eccetera. Non vi preoccupate, chiedete pure perché anch'io molte volte quando non capisco qualcosa chiedo. Perché è giusto così, è giusto che chi è più esperto di noi ci spieghi come funziona il gioco, il ride, qualsiasi cosa. E quindi niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, alla prossima!